con Claudio Di Bernardino. Beh, dai, giornata epocale per Rieti, questa fiera mondiale del peperoncino è diventata davvero mondiale e con una ricaduta importante su una serie di ambiti per Rieti Centro d'Italia. Normalmente gli eventi non determinano un richiamo così forte delle persone. Bisogna dire con onestà che questa iniziativa di Rieti di anno in anno ha saputo crescere, ha saputo essere un punto di richiamo, di riferimento nazionale, internazionale, e in una fase come quella che viviamo della globalizzazione credo che l'intuizione della fiera del peperoncino e della manifestazione del peperoncino devo dire che è stata un'idea all'avanguardia, capace di intercettare anche una modalità non soltanto di agricoltura ma anche un'idea dello sviluppo importante, e intorno a questo evento può indubbiamente rinascere anche una possibilità per Rieti per crescere e svilupparsi. Per una metafora ce la passi, quella di una città davvero piccante che ha bisogno davvero di proporsi per quel che vale. Ma penso che ci sia bisogno di un ventaglio di iniziative, e credo che questa sia una delle tante iniziative. Abbiamo bisogno di mettere a sistema queste iniziative per fare in modo che possa diventare un'occasione di sviluppo più complessivo. Grazie davvero. Grazie a lei.